Le Carlucci confessa ad Oggi che lei e il marito sono stati truffati. Come tutti ben sanno, Milly Carlucci per il momento è impegnata con la conduzione della 14esima edizione di Ballando con le Stelle. Nella sfida del sabato sera l'artista è stata in grado di battere per due volte consecutive il colosso Amici 18, il talent show di Maria De Filippi. Ma qualche ora fa la Carlucci ha fatto parlare di sé per un'altra vicenda. A quanto pare Milly e il marito sono stati truffati. A rivelare il tutto ci ha pensato la diretta interessata attraverso un'intervista alla magazine di gossip Oggi. Un sito di Panama ha rivelato che io e Angelo staremo divorziando, perché avevo deciso di produrre una crema di bellezza e lui non voleva. In fondo all'articolo c'era il coupon per ordinare questa crema. Una truffa che abbiamo già denunciato. Subito dopo la presentatrice Rai ha smentito categoricamente che lei e il marito abbiano divorziato. Milly Carlucci vorrebbe che si realizzasse un suo grande sogno. Avere Fiorello a Ballando con le Stelle. Al settimanale diretto da Umberto Brindani, Milly Carlucci ha rivelato di essere stata vittima di una truffa, parlando anche di un suo grande sogno che riguarda Ballando con le Stelle. Di cosa si tratta? Vorrebbe assolutamente lo showman Rosario Fiorello nel suo talent di danza. Sogno l'impossibile, ma per Fiorello farei carte false, lui è grandioso, programma tutto in modo maniacale, poi va in scena e improvvisa, prendetelo pure come un appello. L'artista siciliano, dopo essere stato ospite la scorsa settimana nel programma di Raffaella Carrà, ascolterà l'appello della Carlucci. Anche se difficilmente accetterà di fare il concorrente, il fratello maggiore di Beppe potrebbe ricoprire il ruolo di ballerino per una notte. A questo punto non ci rimane che aspettare per sapere se il catanese ci andrà o no.